Benvenuti a ISE 2013, sono Antonio Zuglianello, responsabile di NEC Display Solution Italia e siamo qua di fronte al classico video wall che noi facciamo, che noi impostiamo per ogni anno ad ISE, sempre con forme diverse, sempre in modalità diverse, quest'anno anche mostrando la rivista Connessioni, chissà come mai. Ci fa piacere però avere questa collaborazione e adesso facciamo un giro dello stand e vediamo proprio quali sono le novità di quest'anno. Con lo stesso software che abbiamo utilizzato per gestire le immagini del grande video wall, ma lo stesso software può essere utilizzato anche, ed è soprattutto nato per questo, per fare e gestire una control room. Quindi la control room classica dove noi possiamo trovare tutte le varie informazioni, le postazioni che mandano, inviano video, dati al grande schermo, piuttosto che la postazione per la gestione e il controllo di tutte queste informazioni che arrivano da telecamere live, piuttosto che da stazioni fisse che ci mandano dati in continuazione. È un software che si basa su una piattaforma LAN, quindi lavora tutto su piattaforma LAN. Possiamo avere quindi anche dei sender, cioè dove peschiamo le informazioni da mandare in onda sul grande wall, anche da postazioni remote, e ha due grandi vantaggi come soluzioni. Uno è la scalabilità del sistema, posso aggiungere un pezzettino per volta senza dovermi impegnare finanziariamente in maniera importante, e l'altro è proprio la gestione delle immagini, posso gestire le immagini all'interno del wall in maniera molto semplice, pratica e veloce. Questa è veramente una bella novità di quest'anno, è una piattaforma software DisplayNote, è una soluzione in cui diciamo, lo scenario può essere quello di un grande evento dove naturalmente c'è un presentatore e c'è un pubblico che ascolta, oppure anche una realtà come una sala riunione piuttosto che anche una scuola, anche una classe di una scuola tranquillamente. DisplayNote ci permette praticamente di andare a replicare tutte le varie informazioni che ci sono sul nostro grande schermo, grande o piccolo schermo che sia, direttamente sul tablet. Quindi le stesse informazioni che lui stava facendo adesso, che il nostro operatore stava facendo direttamente sulla lavagna, possono essere fatte sul tablet e viceversa. Quindi dal tablet io posso andare, come vedete le immagini sono le stesse, e posso andare ad operare direttamente. Lui in questo momento ha la funzione di presentatore, ma poi ci sono anche tutte le funzioni di client, quindi tutti quelli che possono essere gli spettatori, che possono avere il loro tablet, possono scaricare tranquillamente l'app, e anche sui vari client che ci sono viene replicata tutte le informazioni. Il grande vantaggio di questa piattaforma, che quindi è una piattaforma di collaborazione, è quello appunto di condividere tutti quanti lo stesso contenuto, di poter operare su diversi tablet e chi gestisce la presentazione dà l'autorizzazione o meno di intervenire direttamente sulla lavagna o localmente. Posso naturalmente inserire delle note all'interno del mio tablet, quindi delle note personali, ma posso naturalmente anche andare a ripescare tutta una serie di informazioni storiche, quindi le vecchie lezioni, richiamarle, riprenderle, piuttosto che mandare direttamente queste informazioni direttamente via mail o via Dropbox per creare un archivio personalizzato. Il grande vantaggio del sistema è che non devo necessariamente essere legato a un tipo di device. Io posso avere dei tablet Apple, posso avere dei tablet Android, posso avere Windows, Linux, mixati tra di loro. Ma tutto quello che è sempre dal PC principale viene sempre replicato anche su questi diversi device.
e tutte queste informazioni quindi possono circolare liberamente all'interno di tutti i vari device. Una soluzione veramente interessante che ha ricevuto immediatamente una grossa popolarità da parte dei nostri integratori e del pubblico a cui l'abbiamo presentato. Per esempio, un'altra soluzione è quella di utilizzare, anche dei monitor multitouch come device e quindi di scambiare le informazioni tra un multitouch, una lavagna interattiva, i tablet e via dicendo. Quindi questo scambio di informazioni diventa rapido, veloce, semplice, con un menu veramente user friendly, nessuno deve studiare o imparare cose particolari e a quel punto lì tutte le informazioni sono disponibili per ognuno di noi, liberamente. La lineup dei proiettori NEC è abbastanza vasta, c'è veramente di tutto di più, ci sono proiettori molto piccoli, compatti oppure di alta luminosità, ma ci mancava all'interno della nostra linea un proiettorino Full HD accattivante dal punto di vista del prezzo. Quindi ci troviamo ad annunciare qui a Dise un 4000 Ansilumen Full HD a un prezzo al pubblico che sarà orientativamente attorno a 1500 euro, quindi molto aggressivo. Ha l'HDMI 1.4, quindi abbiamo la possibilità anche di visualizzare delle immagini in 3D, dei filmati in 3D che arrivano da un Blu-ray. Quindi siamo molto contenti di questo nuovo annuncio, di questa macchinetta che entrerà in lineup. Un'altra novità è nei monitor desktop, ma è un monitor desktop molto particolare, è un 29 pollici, stretto e lungo. Può essere utilizzato per applicazioni digital signage, ma può essere utilizzato anche per applicazioni desktop, dove ho la possibilità di vedere il doppio monitor. Ha una risoluzione di 2560x1080 ed ha una funzione molto simpatica. Se io collego un telefono Android con l'HDMI del monitor, tutte le informazioni che ho all'interno del mio telefono le posso tranquillamente visualizzare anche sullo schermo e vedermi tutte le varie foto. Una funzione che è adatta per telefoni Android, non per altri tipi di piattaforme. Il costo di questo monitor non è neanche eccessivo, perché stiamo parlando di circa 600 euro al pubblico. Nel mondo dei display, una particolare attenzione che NEC ha sempre posto è quella della qualità cromatica delle immagini. E siamo stati veramente felici di annunciare un mesetto fa, e qui lo facciamo vedere nella sua praticità, è lo SpectraView 552, quindi è un monitor di grande formato che serve per il mondo fotografico, per il mondo prestampa, in tutte quelle applicazioni dove io ho bisogno di riprodurre il colore vero del mio vestito, della mia stoffa o di qualsiasi altra immagine che devo visualizzare direttamente su un grande schermo. Noi siamo degli specialisti, siamo sicuramente i leader in quelli che sono dei dispositivi di visualizzazione, ma fino adesso ci eravamo fermati come dimensioni a dei 30 pollici. Oggi andiamo oltre e abbiamo appunto presentato questo 55 pollici, dove la qualità cromatica è possibile anche tararla. Nel mondo del digital signage è sempre più spesso noi troviamo delle richieste in cui dobbiamo inserire dei sensori RFID o qualsiasi altro tipo di sensore all'interno del punto vendita per poi far scatenare dei processi. Quello che vediamo qua, che è una gran confusione di cavi e di microcircuiti stampati, in realtà sono tutta una serie diversa di sensori che vanno dai sensori della temperatura, sensori RFID, sensori di prossimità e via dicendo. Tutti questi sensori naturalmente sono difficilmente adattabili a quello che sono i software di digital signage attualmente sul mercato, quindi il lavoro dell'integratore diventa un po' complesso se vuole adattare tutti questi sensori direttamente al software di digital signage. Con Life Engine noi abbiamo la possibilità di semplificare questa operazione, perché con poche righe di stringhe di software
noi possiamo proprio così far comunicare qualsiasi tipo di sensore al nostro software principale di Signage. Questa è la volontà anche di NEC, proprio di semplificare la vita dei nostri operatori e quindi di abbassare naturalmente dei costi poi operativi per creare poi l'infrastruttura generale.